Salve a tutti ragazzi, sono Orco Verde. In questo video vi farò vedere la nuovissima auto che Rockstar ha aggiunto oggi su GTA 5 Online. Quest'auto sarebbe la BF Raptor al prezzo di 648 mila dollari nel sito Legendary Motorsport. E devo dire che nel video in cui vi ho parlato qualche giorno fa riguardo i prezzi di questi veicoli, ci ho azzeccato in pieno, insomma. Avevo detto che costava 648 mila dollari e proprio così è stato. E parlando un po' di quest'auto, è un'auto che secondo me è da comprare solo perché ha tre ruote e ciò vuol dire che è diversa dalle altre auto che abbiamo normalmente su GTA 5 Online. Le sue modifiche non sono diverse dalle altre auto, sono poche, non è che ci sono modifiche apposta per quest'auto, però devo dire che come estetica quest'auto è veramente molto carina. Vi consiglio di acquistare questo veicolo se avete soldi, ma solo per poter cazzeggiare in free mode o comunque sia in sessione con quest'auto. Assolutamente non usatela nelle gare, dato che non è un'auto manovrabile al 100% e comunque sia la sua velocità è abbastanza veloce per appunto essere un'auto a tre ruote o comunque sia di questa categoria. È pur sempre diciamo un'auto super perché sta nel sito Legendary Motorsport, però comunque sia, ripeto, utilizzatela più per il cazzeggio, per cazzeggiare in sessioni con i vostri amici, perché utilizzarla per negare non ve la consiglio, perché secondo me ci sono auto migliori come la Zentorno, la T20, l'Osiris. Comunque se ragazzi, se avete i soldi compratela, se non avete i soldi non compratela, piuttosto ragazzi fatevela prestare da un vostro amico che ha tanti soldi e che ha comprato quest'auto, così che potete sempre guidare quest'auto quando e come volete senza spendere i soldi per acquistarla, insomma. Questo è il rumore del motore che emette questo veicolo quando accelerate a massima velocità. Ho fatto questo video per mostrarvi questa nuova auto rilasciata oggi da Rockstar su GTA 5 Online. Inoltre volevo avvisarvi che questo ragazzi è il quarto video della giornata. Oggi pomeriggio ho caricato tre video. Il primo video della giornata come creare un completo moddato, che se raggiungiamo 100 like in quel video ne caricherò subito un altro. Poi ho caricato un procedimento per aumentare il proprio personaggio a rango 120 praticamente in un minuto. Poi è uscita la nuova puntata di Resident Evil 4, mi raccomando ragazzi lasciate sempre un bel like che male non fa, anzi mi aiutate veramente tanto e dico parecchio. E poi è uscito questo video, il quarto video della giornata, dove vi ho mostrato questa nuova auto. Mi raccomando ragazzi, scrivete fra i commenti un vostro parere, che cosa ne pensate di quest'auto, se vi è piaciuta o meno, se la comprate o no. Spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate un like, un commento, iscrivetevi al canale, condividete questo video sui vari social network. Ed è Orco Verde, tutto noi ci vediamo al prossimo video, bella!